Perché guardate che quanto noi paghiamo economicamente. Ciao, 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 la mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E quindi cose di buon senso, vado alla conclusione. Cose di buon senso, parlando del tema della sicurezza, che è una precondizione di libertà. Che passeranno. Dobbiamo essere deboli, forse da quei deboli. Perché deve pensare la situazione dell'ordine pubblico? Venga con me. Io l'ordine pubblico stanno qua. Se lei così accetta la provocazione. Ah sì, venga. Voi non dovete permetterlo. Venga via, però. Io mi preoccupo di voi, perché voi in questo momento non si capisce cosa dice. Che prese in giro che abbiamo sentito in questi anni sul tema dell'immigrazione siano obiettivamente eccessive. No, voi dovete fare molto dovere, certe cose non potete permettere, è sulle ore di finirla. Ma è possibile, noi garantiamo la democrazia. La democrazia non è questa violenza alla democrazia. Violenza è marginale. Con stivali di uomini soli che tardi a ora abbiamo visto arrivare sulle nostre porte per qualche decennio, per qualche anno, che lo scusa siamo tutti anche invece.